Elena Gardina, noi siamo qui per parlare di questo anno che volete dedicare a Vladimir Lovez. Allora, c'è stato fatto tutto un lavoro di preparazione. Ci spiega un po' questo, intanto Vladimir Lovez chi era? Beh, Vladimir Lovez è sicuramente un personaggio poco noto se pensiamo all'impatto che ha avuto sia sul sviluppo dell'educazione musicale sia sullo sviluppo della vita culturale qua nel litorale, in particolar modo a Capodistria, dove ha vissuto più della metà della sua vita. È nato a Maribor nel 1922. Poi, dopo finiti gli studi di composizione e di direzione d'orchestra a Lubiana, ha deciso di trasferirsi a Capodistria, dove ha trovato lavoro come uno dei primi redattori musicali a Radio Koper Capodistria. Poi ha iniziato a lavorare nella scuola di musica di Capodistria, per 13 anni ha guidato l'istituto e per 30 anni ha insegnato il pianoforte, il contrappunto, la storia della musica. È stato anche direttore dell'orchestra della scuola di musica, è stato critico musicale, è stato uno dei fondatori dell'Associazione Amici della Musica, che proprio in questi giorni vede aprire la sua 59esima stagione musicale, e quindi è un personaggio importante per Capodistria, come anche per i dintorni. Allora, abbiamo sentito una personalità a tutto tondo che si è occupato di musica. Che tipo di iniziative avete deciso di intraprendere? Beh, con colleghi musicisti e musicologi abbiamo deciso di rendergli omaggio. E abbiamo preparato un progetto abbastanza vasto in collegamento con diverse istituzioni e organizzazioni. Quindi stiamo preparando una serie di concerti in collaborazione con diversi organizzatori, il simposio di musicologia, tre mostre qua a Capodistria, una ad aprile, una a giugno e la terza, la più grande, in autunno. Poi c'è un'edizione musicale di brani per pianoforte completamente sconosciuti, trovati in manoscritti nella Biblioteca Nazionale a Lubiana, dove c'è anche tutto il patrimonio musicale di Vladimir Lovez. E poi anche un libro con un additivo audio, se si dice così, che anche vedrà luce in autunno. E si è trattato di un lavoro abbastanza impegnativo, mettere assieme tutte queste diverse istituzioni, stiamo parlando dell'Associazione degli Amici della Musica, ma anche la Municipalità di Capodistria, ma anche l'Associazione dei Compositori di Lubiana. Quindi è stato un lavoro di preparazione che è durato quanto? È almeno 2 anni, perché bisogna sempre avere in mente che queste istituzioni nazionali devono sempre prendere in programma certe attività, e siamo molto contenti che hanno avuto una grande Attenzione. volontà e attenzione per Vladimir Lovez, quindi anche ringrazio in questo istante tutti coloro che collaborano, tutti i sostenitori del progetto. Dunque, in questo momento la vostra pagina, c'è una pagina internet molto bella, molto ben fatta, è in sloveno. State pensando di farla anche in altre lingue oppure? Per adesso no, però se qualcuno, c'è qualche sponsor che vorrebbe partecipare per poter fare anche le traduzioni, e saremmo contenti di poterlo fare. Però le mostre saranno in più lingue, ecco, almeno questo sì.